Cari fratelli e sorelle, il messaggio di purezza della regina di Gigli, ragion d'essere della vita di Madre Liliana del Paradiso, della quale lunedì 28 settembre celebriamo l'11° anniversario del ritorno alla casa del Padre, ci aiuta a comprendere meglio il brano del Vangelo di Matteo che ascolteremo domenica 27 settembre. Infatti, se secondo la bellissima e rivoluzionaria parola di Gesù i peccatori e le prostitute passano avanti agli scribi e ai farisei nel regno di Dio, è proprio perché riconoscendo umilmente i propri peccati si aprono all'amore di Dio che, purificando i loro cuori dal male, li potenzia e li rende capaci di fare la volontà di Dio. Cari fratelli e sorelle, non c'è esperienza più bella, più esaltante, più stupefacente in questo mondo che fare la volontà di Dio. Infatti, fare la volontà di Dio è fare quello che fa Lui. Fare la volontà di Dio è in qualche modo agire da Dio. E cosa fa Dio, Gesù ci ha insegnato con la sua vita, morte, risurrezione, se non far esplodere la vita con il potere più grande del suo amore? I ciechi vedono, gli zoppi camminano, i sordi odono, i muti parlano, i morti risuscitano, i peccati vengono perdonati e l'uomo rinasce a vita nuova. Noi possiamo fare la volontà di Dio, cioè far esplodere la vita, perché il potere più grande, il suo amore, è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato. Quali miracoli può operare il cristiano quando armato di solidarietà rivoluziona il mondo? Con l'amore, portandovi pace, fraternità, condivisione. In definitiva, cari fratelli e sorelle, quello che dobbiamo fare è quello che ci dice Madre Liliana quando afferma che la vera purezza fa spazio allo Spirito Santo che è in noi e che nella solitudine interiore ci parla, ci apre orizzonti sconfinati di luce, ci fa amico il mondo intero. Cari fratelli e sorelle, tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre.